tanti mi conoscono, già in passato avendo presentato già i miei dati in altre sedute di Transizione 4.0. L'azienda è un'azienda di 400 vacche in lattazione, io rappresentante legale e i miei soci, il mio fratello che è veterinario nutrizionista, e mia cugina Ilaria, che lei segue la parte diciamo burocratica dell'azienda, mentre io mi occupo di tutti, diciamo tra virgolette, i mal di pancia più grossi dell'azienda. Io sono presente costantemente in mezzo agli animali perché è quello che piace fare e allora ci sto volentieri. Noi siamo cresciuti molto sulla fase di transizione con Granda Team. E abbiamo aderito a questo progetto di transizione 4.0 oramai da qualche anno, da quando Granda è uscito con questo progetto che ci ha chiesto di collaborare. Noi ci siamo messi subito in gioco insieme a loro. Vi illustro un periodo fino del 2019 e l'anno ancora prima, che noi avevamo una strategia di decad, di acidificazione della razione. E le strategie di gruppi, facevamo un gruppo di asciutta di 60 giorni con un close-up di 21 giorni e poi 20 giorni dopo il parto. Dopodiché gli animali venivano dislocati in base alla lattazione, in base all'età nei gruppi di alta produzione. Questo è sempre stato un lavoro di squadra, un lavoro che comunque tutti insieme, costantemente, periodicamente, ci siamo sempre confrontati, andare a verificare tutti i problemi che potevano sorgere o i benefici che potevamo avere all'interno della stalla. Questi sono i grafici che rappresentano tutto il periodo prima fino a gennaio 2020 di quest'anno, di tutte le patologie che avevamo nel postparto. Con la strategia di CAD avevamo periodi molto positivi, dovevamo arrivavamo anche a punti di 0% sia di ritenzione di placenta, sia di ipocalcemia e sia di metriti, ma avevamo anche periodi, diciamo, molto tristi perché si arrivavano a delle percentuali di queste patologie molto alte, con problemi che poi si ripercuotevano nella lattazione degli animali, oltre al molto lavoro ci doveva fare per stare dietro agli animali, pur non facendo dei cambi drastici nella razione. Con la strategia di CAD, noi abbiamo sempre monitorato molto il potassio sugli alimenti, abbiamo lavorato molto già in agronomia, sul campo, insilando dei prodotti o comunque portando a casa dei prodotti, facendo campioni, misurando il potassio e costantemente facendo analisi e monitorando anche il pH delle urine sulle bovine in close-up, però abbiamo visto che tutto questo, pur essendo molto tempestivi, praticamente tutte le settimane il pH sulle urine, 3 volte al mese facevamo le analisi dei foraggi da mettere in razione, però sì, c'era molta variabilità anche all'interno di uno stesso lotto di alimento del potassio. E questo non ci dava il tempo di cambiare o di modificare il BioClor, quello che usavamo per la strategia di Decad, in tempo prima che le vacche rispondessero all'eccesso di potassio che poteva esserci in razione. Questo ci ha portato a arrivare a fine anno a sederci a tavolino con Granda e vedere come cambiare strategia. Abbiamo cambiato la strategia, siamo passati alla strategia Cation Run. Invece di andare a correggere prima il potassio ingerito con il BioGro, acidificare, siamo andati a usare un prodotto che sequestrasse il potassio. Sequestrare il potassio per ridurre queste altalenanze di patologie che molte volte diventavano ingestibili. Possiamo vedere come da gennaio, che siamo passati alla strategia del Cation Rem, come le ritenzioni di placenta poco dopo sono andate a marzo allo 0%, aprile sopra al 4% e a maggio siamo di nuovo scesi allo 0%. Idem per l'ipocalcemia. L'ipocalcemia che abbiamo avuto questo forte problema a
cavallo di dicembre-gennaio, dove si era alzato a un 12,5% di ipocalcemie cliniche, ad arrivare dopo un mese della strategia, dopo un mese che comunque le vacche hanno cominciato a fare l'asciutta, ingerendo tutta l'asciutta col cation rem, arrivare a aprile-maggio con uno 0% di ipocalcemia clinica. E comunque anche su clinica non abbiamo avuto problemi. Idem per la metrite, come potete vedere, si sono azzerate le metriti. Noi sulla mandria, sul postparto, non monitoriamo gli animali, non facciamo palpazione, non facciamo alcun tipo di intervento, perché da un anno a questa parte abbiamo inserito l'ausilio dei collari SensHub di SCR. Loro ci danno l'allarme dell'animale che può presentare un problema. E questo ti anticipa anche di 24 ore il problema sulla vacca. Passando dalla strategia di DECAD alla strategia del cation rem, noi ci siamo posti degli obiettivi. Mentre prima con la strategia di DECAD facevamo tutte le analisi sulle urine, noi in azienda facevamo i prelievi delle urine sul close up per vedere comunque se la strategia di DECAD funzionava ed avere un'acidificazione e un pH delle urine tra il 7 e il 7,5. Gli stessi prelievi di urina li mandavamo al dottor Stefano, che lui poi in laboratorio ci faceva tutta l'analisi, calcolava tutta l'escrezione che c'erano all'interno delle urine, dei minerali. Fatto questo cambio di strategia, non abbiamo più misurato il pH delle urine, ma siamo andati a misurare il calcio totale nel sangue di milligrammi per decilitro. Facciamo sugli animali dopo il parto a 24-36 ore dopo il parto il prelievo di sangue che mandiamo al dottor Stefano in laboratorio e ci siamo posti un obiettivo di un cut-off di stare sopra il 7,2 di milligrammi decilitro di calcio totale a livello del sangue. Quando abbiamo avuto questo problema molto eclatante a cavallo del 2019-2020, abbiamo cominciato a fare gli analisi del sangue e abbiamo visto come a gennaio avevamo una media degli animali a 24-36 ore dopo il parto di 5,1 di milligrammi decilitro di calcio nel sangue. Questo spiegava il perché c'era un forte problema di ipocalcemia. Cambiando la strategia, come potete vedere, siamo saliti a valori che ci siamo posti gli obiettivi e siamo anche nettamente superiori. Oramai da marzo, da inizio marzo, non siamo più scesi. Adesso siamo a una media di 7,6, a 7,4, 7,8 a marzo. Comunque siamo in linea con gli obiettivi posti. Volevo illustrarvi i benefici che ci ha anche dato questa strategia, anche se siamo all'inizio, perché nel mese di aprile abbiamo avuto le prime gravidanze di quando c'è stato il cambio di strategia della fase di transizione, dalla strategia di CAD alla strategia cation rem. E allora volevo illustrarvi anche i parametri riproduttivi e poi anche i produttivi. Noi in azienda usiamo un protocollo double sink con un periodo di attesa volontario a cavallo di 75 giorni. Quindi, come potete vedere, la nostra prima fecondazione da manuale viene fatta a cavallo degli 80 giorni. Questo è il nostro CR dell'ultimo anno medio. Come potete vedere, sulla prima FA abbiamo un CR del 57%, sulla seconda del 51%, sulla terza il 29%, e poi sono le prime tre che sono le più importanti a cui noi facciamo riferimento. Questo però è ancora più importante perché nell'ultimo anno questa è la linea di tendenza del CR alla prima fecondazione. La media, come avete visto nella diapositiva precedente, era di 57, ma come nell'ultimo mese siamo saliti a una soglia di 80% di CR alla prima fecondazione. Questo è stato un numero che quando abbiamo elaborato ci ha lasciato un po' sbalorditi perché non ce l'aspettavamo e speriamo comunque di poterlo mantenere o stare su certi standard, perché veramente abbiamo visto
degli ottimi risultati sulla CR della prefecondazione, grazie comunque ad avere minimizzato e in certi momenti anche azzerato i problemi a livello del postparto. Questo è il nostro PR aziendale dell'ultimo anno e vediamo che la nostra media di PR è 26, anche se i nostri obiettivi adesso, visto i risultati, è di arrivare a un 30 di PR e speriamo quest'anno arrivarci, che non ci succeda niente. Questa è la nostra curva di sopravvivenza. Praticamente potete vedere noi a 150 giorni di lattazione riusciamo a gravidare il 75% degli animali. Invece, per quanto riguarda i dati produttivi, questi sono il latte alla quarta settimana, da giugno 2019 a marzo 2020. Questa è la tendenza del latte alla quarta settimana. Abbiamo preso 2 kg, 2,5 kg di latte alla quarta settimana, ma ancora di più all'ottava settimana, come siamo passati dai 46,9 all'ottava settimana ai 57 all'ottava settimana. Questo ovviamente su tutta la mandria, primipare, pluripare, tutte, tutta la stalla. Questo invece è la media di stalla del latte munto corretto per il grasso al 3,5 di grasso, perché abbiamo avuto anni in cui la qualità era più bassa, anni più alta, correggendola per avere un giusto confronto della produzione di latte di stalla. Abbiamo un confronto degli ultimi 3 anni, 2018, che sono gli istogrammi blu, 2019 gli istogrammi rossi, 2020 l'istogrammo verde. Come potete vedere, l'unico mese che siamo, rispetto all'anno precedente, leggermente 2 kg in meno dell'anno scorso, è il mese di febbraio. Poi, grazie al postparto, alla strategia adottata che ci ha dato dei risultati ottimi, come marzo, aprile e maggio, rispetto agli anni precedenti, abbiamo fatto molto più latte. Questa è un po' la nostra esperienza e quello che posso illustrarvi. Spero di essere stato chiaro nella presentazione. Grazie per l'attenzione. Sono qua per eventuali chiarimenti o dubbi che voi potete avere. Grazie mille. Grazie Mauro e grazie anche a Michele.